Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con un nuovo sito che si chiama Fan Showcase. Fan Showcase si occupa principalmente di materiali per la resina, resina OV, resine epossidiche, stampi e tutti i vari accessori che ci occorrono appunto per la resina. Vi illustro velocemente il sito qui dal cellulare. Allora, il sito si chiama appunto fanshowcase.com. E potete scegliere anche la sezione in italiano in modo da andare a spulciare per bene tutte le varie categorie. Questa è la categoria di tutti gli stampi. Sono presenti esattamente 87 pagine, ecco qui, 87 pagine di stampi, quindi una scelta molto molto ampia. Ci sono anche dei kit molto interessanti, anche per chi inizia con le prime armi e quindi non ha nulla. Quindi ci sono i pigmenti, ci sono anche i guanti, alcuni stampini, alcune decorazioni, cioè sono davvero molto molto carini questi kit. Vedete il kit per fare gli anelli e i bracciali, poi ci sono anche questi qui che per fare i portacenere, poi anche i sottobicchieri sono molto molto carini e interessanti come stampi. Comunque ce ne sono 87 pagine, a voglia spulciare per quanto riguarda gli stampi. E poi, oltre ovviamente agli stampi, vi illustro cosa altro c'è sul sito. Vedete, c'è appunto la sezione con la resina OV, c'è la sezione con tutti i vari con i vari pigmenti, i vari materiali. C'è anche la sezione per quanto riguarda i fiori secchi. Vedete, ci sono davvero tantissime cosine. Vi lascio ovviamente in descrizione il link del sito per chi volesse, guardate che carino questo, per chi volesse appunto spulciare, andare a vedere in dettaglio tutte le varie cosine. Questo per fare i fiori è anche davvero molto carino. Cioè, ce ne sono davvero tantissimi. Io per scegliere appunto il materiale in collaborazione con questa azienda sono stati giorni e giorni a spulciare su questo sito perché ero indecisa su quale materiale scegliere, e qui in alto troverete appunto il menu con tutte le varie sezioni, con gli stampi, poi ci sono anche diorama, decorazioni anche per torte, e anche tutte le varie forniture. Comunque, vi lascio, come dicevo, il link in descrizione, e in descrizione troverete anche i link dei materiali che ho scelto appunto dal sito. E adesso vi illustro cosa ho scelto dal sito. Ovviamente qui a fianco a me c'è una scatola enorme che non c'entra nella visuale, quindi pian piano andrò a scovare tutte le varie cosine che ho scelto dal sito. Allora, prima cosa che ho preso dal pacchetto è questo stampo con questi cuori abbastanza grandi, non so se si nota, ma sono esattamente quasi tre dita. Cuoricino enorme per realizzare dei ciondoli, anche dei portachiavi, perché no? E quindi mi interessava questo stampo e l'ho preso. Poi, secondo stampo, ho preso questo qui. Questo era davvero molto molto carino. Sul sito c'era la versione resina e anche legno ed erano carinissimi questi pendenti, e quindi ho voluto prendere questo stampo con queste forme particolari. Non so se si nota, ecco qui, davvero molto carino e interessante. Non l'ho visto da altre parti, quindi l'ho preso. Poi ho preso quest'altro stampo per realizzare appunto le letterine. Vedete, c'è la A, la B, la C, tutte le lettere, poi sotto ci sono anche i numeri e sono davvero molto carine. Queste, volendo, posso realizzare un progettino proprio con questo stampino qui. Ve lo metto anche per farvi vedere anche la grandezza più o meno delle lettere, ed è davvero molto carino, non vedo l'ora di provarlo. Poi ho preso questi sono davvero molto interessanti, questi qui. Ve lo illustro anche dal cellulare perché è un articolo che avevo salvato l'immagine sul cellulare, eccolo qui. Questi in pratica sono degli stickers che si trasferiscono, vedete, eccoli qua. Questi sono tutti quelli che ho preso. Sono degli stickers, vedete? Davvero molto interessanti. Ve li mostro da vicino. Sono davvero belli. Aspettate che provo ad alzarne uno. Eccolo qua. Ne provo davvero bellissimi. Cioè, immaginatevi
all'interno della lesina questi colori davvero cangianti. Poi c'è anche questo con i fiorellini, eccoli qua, questi anche sono molto belli con i fiorellini. Poi ce ne sono di diverse sfumature. C'è anche questo anche carinissimo. C'è questo rosa, rosa, lilla, giallo con questi piccoli fiorellini. Sono davvero carini, carini. Anche questo molto interessante. Eccolo qua. E poi l'ultima, le scatole sono ovviamente tre scatole. L'ultimo è questo qui. Questo è anche molto carino. Aspettate che ve li mostro. C'è questo molto particolare, questo stickers. Poi c'è quest'altro. Questo è anche molto carino. Poi c'è questo qui con la trama. Aspettate che non lo riesco. Eccolo qua. Questo è anche molto molto carino, con i toni del bianco, del rosa e del celeste. Cioè, ce ne sono davvero tanti, tante sfumature. Questo è anche molto carino. Poi c'è questo qui, con i triangolini. Ne sono in totale 30. Sono davvero una più bella dell'altra. Le decorazioni. Vedete, sono tre scatoline ed eccole qua, tutte piene appunto di stickers. Ogni scatolina ha esattamente 10 stickers. Vedete? Poi sono tutti quanti diversi e poi con uno solo, cioè è abbastanza, vedete? Non so se rende, ma è davvero lunghissimo. Ok, anche con questi non vedo l'ora di realizzare qualcosina. Ho preso questi glitter. Mi mancavano questi glitter più che altro di queste colorazioni, perché sono piena di glitter, ma queste colorazioni qui mi mancavano. C'è il fucsia, c'è il giallo, c'è il verde, il lilla, il rosa, il nero, il giallo, il bronzo, cioè davvero molto carini. E poi questo set, all'interno c'erano anche cucchiaini piccini ed era un unico set, e in più c'erano all'interno del set tutti questi pigmenti che adesso ve li mostro uno alla volta. Aspettate, ne sono tantissimi, vi avviso. C'è questo qua, questo arancio, poi c'è il verde, ve li metto tutti quanti qui. Il bianco, questo verdino, quest'altro, questo è rosa, questo è bianco, ok. Poi c'è color puffo, c'è questa sorta di marroncino, ce ne sono davvero tanti, eh? Poi c'è quest'altra sfumatura di blu che è un po' più intensa di questa. C'è questo verde che è fenomenale, c'è questo turchesino. C'è questa sorta di bronzo, questo celeste più chiaro, questo e questo che sono simili. No, questo è più tendente al petrolio, questo è più tendente al blu. Poi c'è questo rosa, c'è quest'altro che è fucsia, c'è viola, arancio, viola più intenso, c'è questo giallo, ecco come casca tutto. Poi c'è questo arancio più intenso, a parte che si nota dalla videocamera. C'è quest'altro nuance di viola, c'è il nero ed eccolo qua. Questo è un color oro. E l'ultimo è esattamente questa sorta di color ciliegia. In totale sono 1, 2, aspettate che li conto, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, sono 24 colori. Ve li mostro anche all'interno, ed eccoli qua. Ho preso un colore a caso. Vi mostro anche quest'altro. Sono davvero dei colori belli belli pieni. Mi sono anche sporcata per mostrarvi il colore bello intenso. Aspettate che metto, ok, questo sopra. Sono davvero belli e non vedo l'ora di lavorarli appunto con la resina epossidica. Niente, queste sono tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito Fan Showcase. Con tutti questi colori non, cioè, non riesco neanche ad inquadrarveli tutti all'interno della videocamera. Aspettate, ci provo. Ed eccoli qui, sono tutte le varie tonalità. Aspettate, le metto a terra così capite tutte le varie tonalità e nuance. Ed eccoli qui. E poi ovviamente andrò a sperimentare con gli stampini, con i glitterini e anche con gli stickers. Quindi aspettatevi un tutorial in collaborazione con il sito Fan Showcase. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link di tutti i prodotti. Io come sempre vi saluto, un bacione e spero che questo video sia stato di vostro gradimento. A presto, ciao!